Ciao Arte Esploratori, ed eccoci di nuovo a Natale. Il tempo passa veramente molto in fretta e mi sembra l'altro ieri quando ho dedicato un post a, proprio all'augurarvi buone feste nel 2019. Però diciamo che in questo 2020 di cose ne sono successe veramente tante che hanno e stanno cambiando e stanno ancora avendo un forte impatto sulle nostre vite. I rapporti tra le persone, la società, il lavoro, l'economia e ovviamente anche il mondo dell'arte e della cultura sono fortemente travolti da questo minuscolo essere, da questo virus che ci sta condizionando tutti. Io ad ogni modo voglio strapparvi un sorriso e voglio regalarvi degli auguri, una cartolina d'auguri anche quest'anno, e lo voglio fare all'insegna dell'arte e della divulgazione, come nel miglior stile di Arte Esplorando. Per questo motivo ho scelto di parlarvi attraverso questo audio quadro di un dipinto che mi richiama molto le atmosfere natalizie, l'atmosfera della vigilia del Natale. Il dipinto è del danese Viggo Johansen e ci racconta proprio, ci porta all'interno di un ambiente familiare, invitandoci a partecipare a un giro tondo della vigilia. Io vi lascio al commento dell'opera, vi faccio tanti auguri, spero che possiate passare delle feste serene il più possibile e che lo facciate anche se non si può uscire, anche se non possiamo fare tutto quello che normalmente avremmo voluto e avremmo potuto fare. Vi auguro di dedicare il tempo a nutrire comunque la vostra mente, a nutrire la vostra curiosità. Per cui anche se siete in casa, leggete, ascoltate la musica, guardate i documentari, insomma cercate di ampliare le vostre conoscenze e di trascorrere questo tempo proprio esplorando e navigando attraverso l'arte, la cultura e la storia. Buone feste e a presto! È Natale a casa della famiglia di Viggo Johansen. L'artista danese faceva parte del gruppo di pittori di Skagen, artisti molto influenzati dagli impressionisti francesi. In questo dipinto ci apre le porte della sua casa, invitandoci quasi a partecipare a questo allegro girotondo attorno all'albero di Natale. Le origini della tradizione di addobbare gli alberi con simboli legati alla propria religione sono antichissime. Secondo gli storici, è un'usanza che ci porta a un tempo prima della nascita di Cristo, quando si adorava il dio Sole e la dea Luna. Nel Medioevo le usanze pagane più amate dalla gente furono ammesse dalla Chiesa Cattolica e fra queste vi fu quella della decorazione degli alberi durante le cerimonie. Diventati simboli di Cristo, inteso come linfa vitale, gli alberi vennero usati durante le feste religiose un po' da tutti i popoli del nord Europa. All'inizio si riempivano di cibo gli alberi da frutto, poi però si preferirono gli abeti in quanto sempre verdi e per questo creduti benedetti da Dio. A diffondere la tradizione dell'albero di Natale anche nel sud dell'Europa furono gli ufficiali prussiani dopo il congresso di Vienna del 1815. In seguito re, regine e principi europei ne diffusero l'uso in tutto il mondo, abbellendo le piazze delle loro città durante le feste natalizie. Dipingere alberi di Natale venne spontaneo a tantissimi pittori che, come Viggo Johansen, fissavano sulla tela momenti di vita quotidiana. Qui tutta la famiglia dell'artista balla e canta intorno all'albero di Natale, posto al centro del soggiorno. Tutta la scena è ambientata in un dignitoso interno borghese che sottolinea indirettamente lo status sociale agiato di Viggo. La moglie dell'artista, Marta, è in primo piano, tra le sue figlie, Ellen e la piccola Nanna. E nel cerchio chiuso vediamo anche la sua amica di infanzia, Ellen Christensen. Con chi si tiene per mano il figlio maggiore Fritz rimane un mistero, nascosto dal luminoso albero splendidamente decorato. Sebbene Johansen
fosse impegnato davanti al cavalletto nell'immortalare questa gioiosa scena, ci piace pensare che sia lo stesso artista a stare dietro all'albero. Nell'angolo a sinistra vediamo la zia di Marta che osserva divertita in attesa che il girotondo di bambini e adulti si concluda. Un'opera che incarna perfettamente l'atmosfera della vigilia di Natale e che con il suo allegro girotondo sembra invitarci a partecipare. Da spettatori diventiamo parte integrante del dipinto e se osserveremo in silenzio e con attenzione ci sembrerà di sentire quei canti di gioia e speranza. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!